Ford Fiesta ST 200. Questo nuovo modello ha sempre il 1.6 turbo benzina, però a 200 cavalli, ma in funzione di overboost raggiunge 215 cavalli e 320 Nm di coppia da 0 a 100 in 6,7 secondi con 230 km/h di velocità massima. Allora, vediamolo anche posteriormente. Molto sportiva, non è esagerata, ma si vede che comunque un'auto dal carattere sportivo. Cerchi, a mio avviso, molto carini, semplici ma sono belli. Adesso proviamo a vederlo internamente. Allora, troviamo il logo ST illuminato qui sul battitacco. Molto belli i sedili, wow! Bella la retroilluminazione bianca del tachimetro, fondo scala 260 km/h. Qua troviamo il tasto per l'accensione. Sedili molto belli, sostengono molto molto bene lateralmente, sono della Recaro. Sono anche abbastanza comodi, nonostante appunto siano molto sportivi. Troviamo qua anche logo ST200. Adesso ci avviciniamo, proviamo a vedere questo cambio come ci sembra così a macchina spenta. Allora, devo dire che forse tra questo cambio e quello della Focus RS preferisco questo, mi sembra più preciso, gli innesti entrano proprio bene. Allora, abbastanza profondo il cruscotto, il portaoggetti qua sul cruscotto. Troviamo logo ST ovviamente sui sedili, molto belli della Recaro. Posteriormente il posto viene sacrificato se la persona davanti è molto alta. Sedili anche qui sono qui in pelle e poi tessuto. Andiamo a vedere il bagagliaio. Bagagliaio non spaziosissimo, ma calcolando che l'auto è un'auto pensata per un ragazzo, beh, diciamo che abbiamo anche questo piccolo divisore, tutto sommato è sfruttabile. Belli i fari posteriori. Torniamo davanti, un'auto sicuramente molto divertente, recensita molto bene e che consiglio di provare a tutti.